Salve a tutti, friends, allo Super Corris. Ultima prova per chiudere il cerchio, ragazzi. Proviamo Formula 1-23 col DualShock. Allora, raga, me l'avete chiesto in tanti. Io sono per dare un'informazione completa sui miei canali, poter aiutare più persone. Esce anche su Old Gen. Per quanto a me la cosa mi stia sulle balle, lo facciamo e lo mostriamo anche su Old Gen. Io, ragazzi, che sono quello che da molti ha additato come colui che non ne capisce e che non ne può parlare, sono quello che ha provato il gioco finora su tutte e tre le piattaforme che possiedo: Old Gen PS4, Next Gen poco potente Series S, Next Gen potente PS5. L'abbiamo provato con quattro volanti diversi: Ori Apex, T300, T150, TGT. Lo proveremo, se volete, anche con l'Ori Apex PS4, che ha la vibrazione, quindi un volante un po' diverso, su PS4. Cosa mancava? DualShock, me l'avete chiesto. Avete visto la prova col DualSense, che è ottimo, e col pad della Xbox, che ha una migliore ergonomia. Però, di base, uno potrebbe essere... se ci fosse una fusione tra questi due pad, sarebbe il pad perfetto. Purtroppo così non è. Lo proviamo col DualShock e vediamo un po' come va. Come al solito, ragazzi, vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram ufficiale SuperCorris84... per avere le news in anteprimi sondaggi, con cui vi chiedo cosa volete vedere e la vostra opinione. C'è la mia raccolta fondi Super Corris and Friends, potrete aiutarmi a raccogliere fondi, donare in beneficenza, trovate il link in descrizione. Ragazzi, domani sera ci sarà la gara sul canale Viola, a cui vi invito a iscrivervi con gli amici di FRI Italia. Correremo la gara di Monza con le GT3, prima gara di campionato, domani parte un vero e proprio campionato, che andiamo a fare le scampagnate. Perciò Imola, scuderia Ferrari, come al solito, con il nostro carrettino Leclerc. Spero vi sia piaciuto il video confronto con Assetto Corsa. Ragazzi, chiunque c'ha Assetto Corsa, provi la vettura di Vettel del 2017. Riprovi Formula 1 e poi mi dirà cosa ne pensa dell'ambito simulatività. Perché tante volte, ragazzi, molti parlano a sproposito e non sanno cos'è la simulazione. Provate i giochi veri e vedete qual è la simulazione. Quindi ve lo dico con tanta gioia, perché poi a me piace fare le prove sul campo. Ultimi due video che arriveranno, probabilmente faremo pad, volante senza force feedback, volante col force feedback per vedere le differenze e di guidabilità e di tempo. E poi alla fine faremo la prova PS4 e PS5 per vedere le differenze, sono veramente minime, ragazzi, già ve lo dico. Sono mere differenze di grafica, di pulizia della grafica. A livello di giocabilità c'è gente che ha i problemi mentali, che mi ha scritto: no, ma comunque il gioco è tutto diverso, tu non capisci. No, il gioco non è diverso, è uguale. Tra PS4 e PS5 è lo stesso gioco, anche a livello di guidabilità non cambia nulla. Cambia soltanto che la grafica è un po' più appannata su PS4, come vedremo anche qua. Partiamo, ragazzi, col nostro DualShock. Beh, raga, ottimo. Mi sembra più reattiva la macchina rispetto all'anno scorso col pad, eh. Mi sembra un po' più veloce lo sterzo. Poi chiaramente, ahia, ecco. Chiaramente qua è tutto, sarebbe tutto da regolare, perché ragazzi, noi non abbiamo regolato nulla, eh. Quindi anche qua tra saturazione, levetta analogica, vabbò, ingesting HP Nind. Va bene, facciamo blocco. Oh cavolo, purtroppo, ragazzi, io non gioco col pad da 3 anni abbondanti e mi trovo in difficoltà. Sono molto sincero, non devo fare il fenomeno. Io fino a 2000, Formula 1 2019 l'ho giocato con il... quasi tutto con il pad, e poi ho preso il volante Ori Apex proprio nell'ultimo... nell'ultima parte. Ora mi trovo in molta difficoltà. Vai, vai! Allora, innanzitutto, differenze con gli altri due pad. Questo probabilmente è il pad più scarso, devo dire la verità, sono molto sincero, perché non ha né i grilletti adattivi né gli analogici situati come su quello Xbox, che sono secondo me la versione migliore dei grilletti, perché ti permettono di avere più comodità quando guidi. Quindi voi mi direte: corrà, allora fa cagare. No, non è che fa cagare. Comunque il pad PS4 è un buonissimo pad, siamo abituati, soprattutto per chi gioca sempre con Sony, ci fa la... l'abitudine, non c'è i grilletti adattivi. Quindi voi quando accelerate e frenate, un po' come quell'Xbox, dovete basarvi tutto sulla vostra sensibilità per evitare che la macchina si giri, soprattutto se state a giocare con i controlli disabilitati, che è più complicato, e con l'ABS disabilitato. Però sostanzialmente qual è il discorso? DualShock è funzionale come pad? Sì,
Anche la vibrazione non è a livello del DualSense, ma manco di quello dell'Xbox. Qui è una vibrazione molto granulare, un po' come se state a giocare col T150 e poi prendete in mano il TGT. Qua la vibrazione è molto meno dettagliata, molto più granulare. Vedete, adesso sto prendendo le cose. È molto meno potente. Sul DualSense la vibrazione è più pulita, più dettagliata, più potente, ma anche su quello dell'Xbox c'è un'ottima vibrazione. Quindi dal punto di vista anche là siamo su un passo avanti. Questo è un pad, ragazzi, che c'ha 10 anni, eh. Quindi ma non è che io devo stare qua a fare il buon samaritano. Lo sapete, vi devo dire la verità. State giocando con un pad di 10 anni che è praticamente quasi uguale a quello della PS3. Anche a livello proprio di ciccia, di ergonomia, qua, raga. Aia. È un pad che non mi fa impazzire, sono molto sincero. Già il DualSense è più massiccio. Certamente ci si gioca, ci si può competere. Secondo me ci si gioca, ci si può pure competere benissimo. Come era i vecchi Formula 1. Noi fino a Formula 1 2020 giocavamo nel campionato organizzato dall'amico Walti con un ragazzo che col pad girava 3 secondi più veloce di me col volante. Quindi, come tutti i giochi abbastanza arcade, ci si gioca tranquillamente. Però, ora voi mi direte, Corrà, a livello di sensazioni, no, raga. Questo è l'oggetto che dà meno sensazioni di tutti, eh. Ripeto, quello dell'Xbox si salva per un'ergonomia buona che a me piace tanto. Quello della PS5 si salva per i grilletti adattivi, che è un po' come avere un force feedback, almeno. Non per quanto riguarda la sterzata, perlomeno per l'acceleratore e il freno. Come avere delle molle sulla pedaliera adeguate, avere un una cella di carico sulle pedaliere. Ora, oh cazzo, tanto per concludere questa bellissima prova, dove stiamo andando? Lo stiamo andando da Dio. Voi mi direte che tra cui qua c'è la cosa vocale e su PS5 Xbox no. Non l'ho mai capito sta situazione, però è così. Totale, ragazzi, questo pad dove si va a collocare? Nella scala più bassa gerarchica. Se dovessi fare una classifica ora di quello che mi è piaciuto di più usare su Formula 1, non perché i tempi o per le cose varie, per quello che piace a me. Ma che cazzo stiti, ma stavo davanti io, coglione. Porco zetting, una botte ti faccio volare fuori dalla pista. Pit qua. Alla fine della gara saremo penalizzati. I commissari ti hanno assegnato dei secondi da Vabbè, dai, vediamo un po' di replay, perché penso che già abbiamo fatto troppi danni. Comunque, se io dovessi dare un giudizio a livello di pad, tracciamo una classifica tra i tre pad che abbiamo provato, poi lo faremo anche sui volanti. Fatemi provare quello del Lori Apex PS4. Allora, a livello di pad, ragazzi, vince. Vittoria per la scuderia di... Aspettate che metto un po' di replay. Anche se ho 2 ore a caricare qua sulla PS4 comunque. Ce la possiamo fare. Concentriamoci sulle prestazioni di oggi. Allora, ragazzi, allora, a livello di volanti, di pad, chi vince la classifica dei tre pad? Li ho tutti qua, eh. Primo posto, DualSense. Perché prediligo il DualSense rispetto al DualShock? È meglio da utilizzare, ergonomico. Vedete, un po' più paccuto, un po' più quadrato. Si prende meglio in mano e soprattutto c'è grilletti adattivi che sono veramente una figata, perché ti fanno sentire molto meglio tutto quello che accade in pista. Quindi il DualSense si prende il primo posto. Chiaramente è un pad molto molto evoluto, quindi merita tanto. Pad dell'Xbox, non lo so se c'è un nome sto pad. Comunque, pad dell'Xbox, perché mi piace e lo metto al secondo posto? Perché non ha i grilletti adattivi, è come quello della PS4, però c'ha i due analogici, vedete, non simmetrici. Quindi quando guidi tu ti trovi in una posizione un po' migliore con i due analogici. Per questo mi piace e ha una vibrazione nettamente superiore. DualShock, ragazzi, fai fatti suoi. Comunque è preciso, è un buon pad per giocarci. Però no grilletti adattivi, vibrazione ormai preistorica. Anche l'ergonomia presta un po' il fianco. Quindi effettivamente il DualShock su PS4 è la versione peggiore su cui abbiamo giocato Formula 1, ma parlo anche di volanti. Questa è la base di partenza. È come ci si giochi in maniera peggiore, meno goduriosa. Poi si sale.
Poi da qua in poi si inizia a salire. Quindi spero vi sia piaciuto questo video, vi sia stato utile. Ci vediamo nei prossimi video del vostro supercorso. Ciao agliò.